Leggendo ieri nel libro di Remarque, Le vie del ritorno, pubblicato credo nel 1931, notavo come si facesse uso della parola avvenire, intendendo il futuro. E allora mi è venuta la curiosità di vedere la differente accezione, insomma, di vedere come questi due termini, futuro e avvenire, sono usati o siano stati usati. Nel senso che in quest'epoca sentiamo moltissimo parlare di futuro, e invece ci siamo quasi dimenticati la parola avvenire, almeno non la sento più usare. Così ho cercato di vedere in quel libro quante volte fosse usata la parola avvenire e in che contesto, e quante volte fosse invece usata la parola futuro, diciamo su Remarque come autore. Non ci sono dubbi o sospetti. E allora i risultati della ricerca sono stati un po' questi. In tutto il libro lui non usa mai la parola futuro, almeno nella traduzione italiana. E invece la parola avvenire la usa più volte e in questi contesti, in queste accezioni. L'entusiasmo per un avvenire nuovo e libero che divampò ancora qualche tempo nelle trincee e crollò nel 1917 tra gli orrori delle battaglie. Siamo in pensiero per il tuo avvenire, Ernesto. Il nostro avvenire è morto perché è morta la gioventù che lo reggeva. Credevamo che si trattasse dell'avvenire. Si andava invece contro l'avvenire. La volontà di un avvenire diverso era in quei visi duri e impietriti. E c'era quando si andava all'assalto, e c'era ancora quando si moriva. E parlavamo dell'avvenire, della vita che ci attendeva dietro l'orizzonte azzurro, allettante come una musica in sordina. Tanti auguri per l'avvenire, il presentimento di un avvenire, l'inafferrabile attesa di un'altra vita. Come ripeto, invece la parola futuro in tutto il libro non viene mai usata. Allora mi riandava il pensiero alle canzoni partigiane, no? Al sol dell'avvenire, la fischia il vento, in furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera dove sorge il sol dell'avvenire. Il sol dell'avvenire, una bandiera. Insomma, la mia impressione è questa, che l'avvenire allora riguardasse un futuro, ma un futuro da conquistare in modo collettivo, attraverso una lotta, attraverso dei sacrifici, attraverso anche un'ideologia, se la intendiamo in senso buono, nel senso di un qualcosa che unisce all'interno di valori condivisi e che giustifica una lotta comune, un impegno comune, una comune responsabilità nei confronti del futuro e della costruzione di un futuro che allora si chiama avvenire, perché è un futuro costruito, perché è un futuro che nasce da un impegno condiviso, un futuro che non viene così, un futuro che nasce da una lotta, insomma nasce da un sacrificio, da una rinuncia in favore di, e nasce da un senso di comunione intorno alla costruzione di questo futuro e di questi e nella ricerca di questi valori, e magari anche nel dibattito, nella necessità di trovare dei compromessi, che però vadano in una direzione voluta, in una direzione che richiede l'impegno umano e quindi la politica, prima per definirla e poi per portarla avanti, per farla marciare nella direzione giusta, verso quel sole dell'avvenire.
a cui possiamo dare anche nomi diversi, ma che comunque riguarda anche un progetto di società, no? La parola futuro, invece, di cui ci si riempie al giorno d'oggi, insomma, sembra una parola vuota perché in realtà, insomma, alla parola futuro non corrisponde niente, anzi, insomma, corrisponde quasi un valore negativo. Non c'è più futuro, i giovani non hanno più futuro. Come se il futuro fosse un qualcosa dal quale aspettarsi soltanto. Cioè, come se ci fosse l'individuo solo che si rapporta con un qualcosa di altro, con un qualcosa di grande, di troppo grande, che dovrebbe gratuitamente occuparsi dell'individuo e collocarlo in una situazione in cui l'individuo riempie di un valore la propria vita senza la necessità del suo impegno, senza la necessità di una condivisione di valori, senza una responsabilità in quello che succede, come se il futuro dovesse essere assicurato da altri, come se le colpe altrui giustificassero la mancanza di futuro di qualcuno o di molti, come se il futuro fosse un qualcosa di etereo, insomma, non fosse più una cosa nostra da conquistare con l'unione, con la lotta, con l'ideale soprattutto, insomma, con il pensiero, con la costruzione di un'immagine di società che possa essere adeguata e commisurata ai tempi e magari evitando tutti quegli errori che si sono fatti in passato. Due concetti, due immagini diverse sotto la parola che più o meno dovrebbe avere lo stesso significato, a venire, qualcosa che deve venire. Ma la diversità è se questo qualcosa deve venire da solo, come aspettativa, come un avvento di un qualcosa di estraneo che in qualche modo ci assorbe e che ci porta alla salvezza o alla perdizione, oppure un avvenire come che questo qualcosa che deve venire non sia il frutto di un nostro lavoro, di un nostro impegno, di un nostro sacrificio, insomma, di un qualcosa che deve essere costruito gradualmente, lentamente, con pazienza, anche tempo, ma lavoro. Insomma, le parole cambiano i significati e cambia anche l'immaginario dietro queste parole, in meglio, in peggio, non lo sappiamo, forse ce lo dirà il futuro o l'avvenire.